comunque speculare, dovremmo andare più veloce, dovreste capire meglio. Allora, quindi le triadi che cosa sono? Sono dei legami, degli imprinting, quindi che si creano nell'infanzia, nel rapporto con i genitori. Quindi le triadi sono sempre formate o da due femmine o un maschio, o da due maschi e una femmina, cioè i due genitori che sono maschio e femmina, perché noi rimaniamo ancora nelle triadi originarie, cioè nelle triadi, perché non esiste i genitori, due uomini o due donne che fanno da genitore, quelli no, sono dei surrogati di genitore, perché poi il bambino dovrà identificare, secondo me, un genitore maschio e un genitore femmina, perché non esiste che esistano due, la natura non prevede quello, cioè l'imprinting prevede che il bambino sia accudito o nasca, diciamo, accudito da un maschio e da una femmina, cioè i genitori sono colui che l'ha generato. E quindi poi se noi artificialmente mettiamo due maschi o due femmine a guardare un figlio è contro natura. Contro natura non significa che è una cosa negativa, ma significa che la natura non prevede quello, no? E quindi sicuramente il bambino da piccolo identificherà, se ha due mamme, identificherà una delle due mamme, l'identificherà come maschio, e se ha due papà, uno dei due papà l'identificherà come femmina, perché quella è la natura, insomma. Quindi nelle triadi originarie si dà per scontato che i genitori siano due maschi e due femmine. No. Io credo che sarà che la natura è quella, cioè perché in natura, ma comunque anche oggi, no? Affinché nasca un bambino serve comunque un ovulo e uno spermatozoo. Un bambino non può nascere da due spermatozoi come non può nascere da due ovuli. Quindi che si mettano il cuore in pace quelli che si mettano il cuore in pace quelli che sì, ma vagli a spiegare, ma poi alla fine l'imprinting si genera, io credo comunque sia, vagli a spiegare. Comunque si mettono il cuore in pace quelli che pensano che due maschi possono generare un figlio, o anche due femmine possono generare un figlio, perché serve comunque il principio un ovulo e uno spermatozoo, la natura dell'essere umano è fatta così. Poi ovvio che vedremo, dai, comunque. Allora, comunque, noi facciamo riferimento a due maschi più una femmina o due femmine e un maschio, che significa padre e madre più figlio o figlia. Allora, vediamo adesso la donna. Allora, esatto, non c'è modo di generare un figlio, serve. Poi, salutiamo anche Chris, poi puoi anche infilare l'ovulo e lo spermatozoo nella provetta, che secondo me è un'altra aberrazione. Comunque va bene, puoi anche infilarli nella provetta dove cazzo vuoi, nell'incubatrice, li metti dove vuoi, ma di base uno spermatozoo e un ovulo c'è, a meno che un giorno non faremo la clonazione, ma anche la clonazione comunque richiede diciamo, comunque credo qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente il processo della clonazione, però. Allora, vediamo la donna, quindi vediamo le tipologie femminili, vediamo la donna. E partiamo dalla donna ego femmina. Quindi partiamo dalla donna ego femmina. Quindi la donna ego femmina da chi è stata tradita? Vi faccio un po' di domande per capire se siete sul pezzo o se non siete sul pezzo. Quindi partiamo dalla donna ego femmina. Da chi è stata tradita la donna ego femmina? Voi datemi la risposta, meglio rapido. È stata tradita dalla madre. Perfetto, perfetto. È stata tradita dalla madre perché dalla madre. Il tradimento è venuto da parte della madre. Il conflitto con chi ce l'ha la donna ego femmina? Il conflitto principale. Quindi il genitore conflittuale qual è? Il genitore conflittuale qual è? Il padre. Perfetto. Ok. Bene, quindi la donna ego femmina ne abbiamo di due tipologie. Abbiamo la donna ego femmina con stimolatore triangolo e alimentatore. Abbiamo la donna ego femmina con stimolatore triangolo e alimentatore asta.
Quindi qua abbiamo, cioè scusate, stimolatore triangolo e gratificante asta e alimentatore ego. Quindi abbiamo questa cosa qua, no? Lo stimolatore gratificante, che sarebbe quello che soddisfa la sfera logica, lo stimolatore penalizzante, quello che soddisfa la parte emotiva, e l'ego. Qua abbiamo, mettiamo tra parentesi un'asta, che sarebbe il conflitto, l'ex conflitto, lo metto tra parentesi perché in realtà è il vecchio conflitto. Allora, quindi, con chi praticamente... Quindi com'è la triade di questa... Ditemi la triade di questa donna. Che triade ha? Che triade ha? Lei chi è? Una donna egofemmina, chi è? Quale figura della triade va a ricoprire una donna egofemmina? Qual è la figura della triade che va a ricoprire una donna egofemmina? Vediamo se c'è qualcuno che sa rispondere. Qual è la figura? Brava, lei adulto significativo. Perché adulto significativo? Perché è femmina e quindi è adulto significativo, è conforme al sesso dell'ego. Quindi lei è AS. Bene, quindi sarà un elemento giudicato. Chi è che la giudica? La giudica un regista di che tipo? E qua adesso dobbiamo capire di che tipo è il regista. Il regista è donna o è uomo? Il regista è donna o è uomo? Il suo regista che la giudica è donna o è uomo? Lei teme il giudizio di un regista. Questo regista è uomo o è donna? Come fate a rispondere? Vedo che nessuno risponde. E vabbè, regista femmina se desiderio conforme all'ego. Ma sì, va bene, quindi regista femmina se desiderio conforme... Ma questa come c'ha? È conforme all'ego o di forma all'ego? Alexandra dice uomo. E vabbè, devi riguardarti le puntate precedenti. Angelo o Laura, insomma, riguardo il puntate precedente. Il regista sarebbe quella figura di cui teme il giudizio. Questo regista, quindi regista femmina se desidero conforme all'ego. No, regista femmina se... no, regista conforme all'ego se desiderio. Vabbè, quindi questa com'è? È uomo o donna? Il regista è uomo o donna? Cioè, avete detto niente, il regista è uomo o donna. Per sapere se è uomo o donna, devo sapere se è desiderio o possesso. Per sapere se è uomo o donna, devo sapere se è desiderio o possesso. Quindi questo è desiderio o è possesso? Su, Christian, è desiderio o possesso una donna ego femmina stimolata a triangolo? Si aggancia sul desiderio o sul possesso e perché? Si aggancia sul desiderio o sul possesso e perché? Si aggancia sul possesso?
Siete tutti d'accordo con Betty Cottage? Tutti d'accordo con Betty Cottage? Si aggancia sul possesso? Tutti d'accordo con Betty Cottage? Tutti d'accordo con Betty Cottage? Siete tutti d'accordo con Betty Cottage? Ma allora, Roxy, allora, dici conforme, se stimolatore è conforme. Allora, cioè, cosa vuol dire conforme, difforme? Allora, devi dire se aggancia sul possesso o sul desiderio? Se aggancia, cioè, rispondi alla domanda. Se aggancia sul desiderio o sul possesso? Ma che c'entrano emotivo? Non hai capito? Rispondi alla domanda. Si aggancia sul desiderio o sul possesso? Che ti sto facendo una domanda, mi stai dicendo altre cose. La domanda è: si aggancia sul desiderio o sul possesso? Parli di altro. Come dire, uno ti chiede: oh, desiderio. Perché si aggancia sul desiderio? Per quale motivo si aggancia sul desiderio? Adesso la seconda domanda: desiderio è giusto. Per quale motivo si aggancia sul desiderio? Per quale motivo si aggancia sul desiderio? Per quale motivo si aggancia sul desiderio? La domanda è: per quale motivo si aggancia sul desiderio? Vabbè, vedo che nessuno me lo dice. Per quale motivo si aggancia sul desiderio? Sì, perché l'alimentatore... va bene. L'alimentatore è omologo... Esatto. Penalizzanti e alimentatore sono omologhi. Esatto, esatto. Perché abbiamo ego femmina e triangolo sono omologhi. Quindi, siccome si aggancia sul desiderio, il regista sarà conforme al sesso dell'ego e quindi il regista sarà donna, ce l'abbiamo fatta, regista donna. E invece l'elemento di verifica trasgressivo, come sarà? Uomo o donna? L'elemento di verifica trasgressivo sarà uomo o sarà donna? L'elemento di verifica trasgressivo con cui... questo adulto significativo, donna, si coinvolge. Sarà uomo o donna? Uomo, giusto. Perché uomo? Perché uomo? Sì, ma perché uomo? Perché uomo? Contrario e penalizzante, brava. Quindi, EV, uomo. Quindi abbiamo questa triade. Allora, quindi se io devo sedurre questa donna, posso, allora, se dovessi sedurre o acquisire potenziale, diciamo, perché poi, diciamo, non è soltanto nella seduzione, potrebbe essere che anche una donna è interessata, no? Potrebbe essere anche una donna interessata, magari l'altra donna è la capufficio, e quindi se io sono donna, ad esempio, come faccio ad acquisire potenziale? Cioè, mettiamo, se voi siete donne e conoscete una donna di questo tipo e volete acquisire potenziale perché gli volete vendere qualcosa, perché è la vostra capufficio e volete acquisire potenziale, insomma... Per qualunque motivo volete acquisire potenziale su un'altra donna, quindi acquisire potenziale non è soltanto nella seduzione, no? E acquisire anche potenziale di persuasione, queste cose qua non è che si usano solo nella seduzione, possono essere usate nella vendita, possono essere usate nelle relazioni lavorative, insomma. Quindi se voi siete donna, cosa dovete fare per acquisire potenziale? Come dovete entrare nella triade? Come dovete entrare nella triade?
Con quale figura dovete entrare nella triade se voi siete donna e che cosa dovete fare? Brava, dovete entrare da regista, quindi dovete giudicare. E che giudizio dovete esprimere? Allora, dovete esprimere un giudizio. Che giudizio dovete esprimere? Dovete sollecitare intanto. Allora, se voi avete a che fare con un adulto significativo, saprete già che questa persona comunque sia avrà una relazione, perché tutti gli adulti significativi in qualche modo sono relazionati con dei personaggi trasgressivi, che poi il personaggio trasgressivo potrebbe essere un amante, potrebbe essere un, che ne so, una qualunque figura, un amico, potrebbe essere qualunque figura, no? Un capo ufficio, insomma. Potrebbe essere un chiunque, non soltanto nelle relazioni sentimentali affettive. Voi cosa dovete fare? Cosa dovete chiedere per poi stimolare e acquisire potenziale? Intanto dovrete giudicare, no? Dovrete giudicare la relazione tra chi? Cioè, facciamo la cosa al naturale, no? Io incontro questa donna, supponiamo che io sia donna, incontro quest'altra donna, voglio entrare da regista, so che lei è un adulto significativo, quindi immagino che avrà una relazione con un uomo trasgressivo, perché quella lì è la parte della sua triade. Però inizialmente non so se quest'uomo trasgressivo può essere, diciamo, il marito, l'amante, il capufficio, il padre, il figlio, potrebbe essere il figlio anche trasgressivo, un uomo trasgressivo che poi nel tempo potrà cambiare, perché magari quando era giovane era il padre, che magari aveva un padre trasgressivo, poi poteva essere, che ne so, il fidanzato, poi magari il marito, poi magari l'amante, poi magari il figlio. Figlio trasgressivo, ad esempio, è un figlio che non fa quello che la madre vuole, no? Se tu le dici, ma come vanno le cose? Quindi devi fare delle domande indagatorie, no? Perché tu inizialmente non sai. Devi fare, l'adulto significativo è lei, è la persona che io voglio sedurre, quindi avrà un elemento di verifica trasgressivo maschio. Questo elemento di verifica io all'inizio non so chi è, io conosco questa persona, so che è un adulto significativo e quindi so che in qualche modo sarà relazionato con qualcuno di trasgressivo, devo capire chi è, quindi dovrò fare delle domande indagatorie, no? Potrebbe essere il figlio, ad esempio, il figlio che va male a scuola, ad esempio, o il figlio che lei voleva che facesse il medico e invece il figlio fa il cantante rock, no? Cioè, quindi lo vede come trasgressivo, per dire, potrebbe essere il figlio, potrebbe essere, cioè, un figlio che ti tiene in tensione, che non fa quello che tu vorresti. Potrebbe essere il figlio che tu vorresti, diciamo, che torna a casa alle 10 di sera e quello invece si fa la nottata fuori, no? Comunque sia, tu devi, oppure potrebbe essere l'amante, potrebbe essere il marito che magari ha l'amante e quindi diventa trasgressivo. Tu devi indagare e devi chiedergli, ma come ti vanno le cose, tutto bene, in famiglia? Tanto la lingua batte dove il dente duole, no? Questa persona qua prima o poi ti dirà, eh sì, magari le cose vanno bene, solo che c'è mio figlio, l'unica cosa è un po' mio figlio che mi fa un po' preoccupare perché non so se sta prendendo una brutta strada oppure magari è un bravo ragazzo, però io vorrei che avrei voluto che facesse l'università e invece lui non ha voglia di studiare, fa i cazzi suoi, va in giro. Allora io capisco che l'elemento di verifica trasgressivo è il figlio, ad esempio. E quindi cosa devo fare? Supponiamo che da un po' di domande, adesso faccio un esempio, no? Da un po' di domande capisco che l'elemento di verifica trasgressivo è il figlio. E quindi cosa devo fare?
per acquisire potenziale. E sono donna, eh? Io adesso sono donna e ho a che fare con un'altra donna. Che cosa devo fare? C'è qualcuno che mi dà una risposta? Cos'è che devo fare? Devo giudicarla, ma come devo giudicarla? Positivamente o negativamente? Dipende. Da che cosa dipende? Da che dipende? Da che cosa dipende? No, giudizio complementare non... No, 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 allora, no, 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 il giudizio complementare non esiste. Ma allora, poi, il giudizio o è positivo o è negativo, la relazione o è complementare o è simmetrica. Quindi non confondiamo i termini, non posso esprimere un giudizio complementare. Cosa vuol dire un giudizio complementare? Il giudizio è sempre o positivo o negativo. La relazione è sempre o simmetrica o complementare. Giudizio positivo quando? Quando giudizio positivo? No, dipende se... Quando? Quando? Ma positivo quando? Non è che devo esprimere sempre giudizio positivo. Dipende da cosa mi dice quella persona. Ma giudizio positivo quando... Allora, mettiamo, facciamo un esempio pratico. Allora, questa persona mi dice, questa persona, io capisco, mio figlio mi fa un po' incazzare perché io vorrei che lui facesse, diciamo, come dire, studiasse oppure lavorasse, invece questo non ha voglia di lavorare. Va in giro, che ne so, non lavora, non fa niente, sta tutto il giorno a bighellonare, no? Io gli direi, vabbè, e tu cosa fai? Cioè, come ti comporti con lui che va in giro a bighellonare? E lei mi dice, vabbè, ma sai, io lo capisco in fondo perché... Anch'io sono stato giovane, 20 anni vengono una volta sola, e un po' lo comprendo, vorrei essere al suo posto, anch'io farei così, quindi va bene, dai. Cerco, mi spiace un po', però sai, non gli dico niente, perché in fondo ha 20 anni, e se non lo fa a 20 anni, quando lo fa? Lei mi dà questa risposta. Sì, ma tu mi dici se è emotiva. Quindi questa persona qua intanto è emotiva o iperlogica? Allora, la domanda che dovete porvi, la domanda che dovete porvi è: questa persona è emotiva o iperlogica? Perché se non vi date una risposta a questa domanda, non c'è, dite delle cose a muzzo. Questa persona qua è emotiva o è iperlogica? Ego, femmina, con lo stimolatore, triangolo. Perché se non sapete se è emotiva o iperlogica, non riuscite a dare una risposta. Emotiva perché? Perché emotiva? Emotiva o iperlogica? Green Apple dice emotiva, però voglio sapere anche il perché. Vabbè, emotiva, ma perché? Sì, va bene, emotiva, ma perché? Perché emotiva? Allora, o è zuppo o è pan bagnato, no? Cioè, o è emotivo o iperlogica? Uno dice emotiva, ma cioè, non è che tirate a indovinare, no? Cioè, io lo dico per voi, perché se uno tira a indovinare, cioè, ha il 50% di probabilità di azzeccarci, però ha anche il 50% di probabilità di sbagliare. Quindi, se non sapete la logica per la quale è emotiva o per la quale è iperlogica, è... No, l'alimentatore conforma al penalizzante? No, no, che c'entra? Ragiona con le emozioni. No, non vuol dire niente, non c'entra niente. No, 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 no.
alimentatore conforme al penalizzante, alimentatore conforme al penalizzante vuol dire scusate, che è desiderio. Alimentatore omologo allo stimolatore vuol dire che è desiderio. L'ha appena detto. No, iperlogica si aggancia sul desiderio, non c'entra niente. Un iperlogico può agganciarsi sul desiderio e sul possesso. Allora, ve lo dico io, però studiate. Allora, perché quando il sesso è conforme, il sesso della persona, quindi donna, il sesso della persona, donna, è conforme al sesso dell'ego, ego femmina, quindi sesso della persona conforme al sesso dell'ego, abbinato al fatto che, la polarità è desiderio da emotivo. Se invece il sesso della persona fosse difforme dal sesso dell'ego e la polarità fosse desiderio, sarebbe iperlogica. Questa è la motivazione. Quindi questa è una persona emotiva perché il sesso dell'ego è conforme al sesso della persona, ego femmina, donna su donna, e abbiamo una donna su donna e stimolata femmina, quindi cioè donna su donna desiderio, donna su donna desiderio mi dà emotiva. E quindi io devo esprimere un giudizio positivo se lei mi dice che ha un rapporto complementare, cioè che va d'accordo, che giustifica il figlio fondamentalmente. Se lei mi avesse detto invece, ma mio figlio, sì, io l'ho cazziato perché quel cretino dovrebbe stare, a studiare, dovrebbe stare a lavorare, invece va in giro a bighellonare tutti i giorni. Se mi avessi detto una cosa del genere, io l'ho cazziato di brutto, io avrei dovuto esprimere un giudizio negativo. Avrei dovuto, perché lei, essendo, diciamo, emotiva, devo esprimere un giudizio negativo se lei dà un rapporto simmetrico. E quindi avrei dovuto dirgli, vabbè, ma tu sei proprio una cretina, non capisci niente, povero ragazzo, gli rompi i coglioni, c'ha 20 anni, se non si diverte a 20 anni, quando deve divertirsi? E devo quindi esprimere un giudizio negativo. Se lei invece mi dice, vabbè, mio figlio sì, va in giro, mi piacerebbe che lavorasse o che studiasse, però in fondo a 20 anni. E io dovrei esprimere un giudizio positivo, dovrei dire, beh sì, hai ragione, hai fatto bene a non cazziarlo, 20 anni vengono una volta sola nella vita. È chiaro? E anche oggi io pensavo di andare velocemente, invece vedo che il vostro livello di preparazione è tendente allo zero, però se lo trovate troppo complicato possiamo passare ad altri temi, ragazzi, cioè